Festival, sagre, spettacoli, cinema, concerti ed eventi tutti a novembre non ce ne saranno. Quindi di cosa parliamo? Io un'idea ce l'avrei. No, non di figa. Ma perché, scusa, non parliamo di coronavirus? Ne ha già parlato qualcuno? Allora dai, siamo originali una volta tanto. Intanto spero che questo numero del cacofonico stia abbastanza in giro, perché già annuso l'arrivo di una nuova chiusura generale. E se succederà, mi piace pensare che lui sarà in tanti posti, mentre io sarò recluso come uno che ha commesso qualcosa di sbagliato. Sì, perché ci dicono continuamente che è colpa nostra. L'hanno imparata bene dal cristianesimo, eh? E che se siamo arrivati a questo punto è perché siamo stati irresponsabili e infantili. Siamo ipnotizzati dai media e quindi terrorizzati, impauriti, tristi. Pensando al nostro buio domani ci deprimiamo come zucchine andata male. Gli psicanalisti e i loro derivati sono sold out, a differenza dei cinema, dei teatri e dei locali. Gli antidepressivi vanno a ruba e paradossalmente aumentano i malati a causa delle restrizioni. Ma c'è una pandemia in corso dove muoiono le persone, rispondono in tanti. È vero? Ok, andiamo a vedere. Chi è che muore? I numeri dicono che la letalità è bassissima e che la maggior parte sono tutti ultra ottantenni già ammalati, che credono di essere immuni, così come dice la canzone Il Vecchiaccio di Bruno Lauzi, che fa: mentre io sono, chissà, il primo uomo che non morirà. E che sentirete a conclusione di questo editoriale. E così vanno in giro a prendersi l'incoronata virus. Vecchio, stai a casa, se no muori. Bisogna dirglielo, chiaro e schietto. Tanto loro mica lo perdono il lavoro, hanno la pensione. La pensione che paghiamo noi con le tasse e che se chiudiamo non paghiamo più, quindi poi muoiono lo stesso. I vecchi pensano di essere immuni, mentre immuni pensa a salvarci la vita. Come? Così. Uno si registra all'app. Quando incontri un positivo al Covid, che scrive su Immuni che è positivo, l'app ti avverte, così tu ti allontani. Vabbè, ci sta. Ah no, aspetta. Ma perché il positivo va in giro? Il positivo, dal momento che risulta tale, deve essere messo in quarantena e controllato che lo sia, come fa la mutua quando stai a casa dal lavoro per malattia. Giorgio Palù, past president dei virologi europei, dice che anche i contagiati non sono malati e che i non malati sono il 95%. Quindi alla fine i ricoverati non sono tanti, più o meno come quando c'è l'influenza cattiva. Ma intasano già gli ospedali perché non ci siamo organizzati bene per questa seconda ondata, che già se ne parlava dalla prima. Ah cavolo, l'estate è passata in un batter d'occhio. La confraternita di pensatori illuminati si è distratta e si è dimenticata di fare alcune cose.
E così siamo pieni di contagiati, tra cui tanti VIP, i famosi Covip. Quindi dobbiamo andare a riparo, perché se si contagiano anche i Covip vuol dire che il virus non guarda proprio in faccia a nessuno. Così Conte dice che dopo valutazioni prognostiche, ha detto proprio così, che mi ricorda la supercazzola o il paragnosta di Ezio Greggio nei bei tempi del drive-in, bisogna far qualcosa. Allora via agli incentivi per i monopattini, perché vanno più veloci del virus, si sa. E poi banchi con le rotelle a scuola, perché ruotano più veloce del virus, si sa. Poi perché non un bel incentivo all'Italia, 4 miliardi, che il mercato dei voli lo vedo bene in ripresa, e poi dai, se li merita l'Italia, no? Che ne so, una bella chiusura di cinema e teatri, che c'è stato un contagiato su 400.000, e beh, bisogna tenerne conto, siamo professionali. Poi i ristoranti vanno chiusi per cena, perché a pranzo il Covid non gira, no, non ci va. Non fa neanche colazione, ma dall'aperitivo si scatena, sì! E a messa? Ma va là, secondo te il Covid va in chiesa? No, è un ragazzaccio! Cristicchi ha avuto la bella idea di proporre i concerti in chiesa, si spera almeno in qualche prete illuminato che lo ascolti. Cazzo, hanno aperto ai gay, ci riniamo sul rock? Non sarebbe male, ci facciamo un bel cicchetto con l'acqua santa e poi tutto carità, confessioni e rock and roll. Sono ateo, ma lo spirito sui 30-40 gradi ci credo di brutto. Vabbè, ho capito, il mondo deve cambiare e questo è il modo più veloce per farlo. L'ha detto anche George Lucas, che il cinema rimarrà solo un'esperienza collettiva, solo per grandi capitali, il resto tutto streaming. Proviamo ad immaginare che sia stata tutta una fiction e chiudiamo gli occhi. Immaginiamo che sia tutto di nuovo come prima. Facciamo ripristina come col computer. Facciamo che il virus non esiste. Cosa succederebbe? Per cominciare sarebbe meglio andarsi a letto presto. Non posso più esagerare, comincia a farmi male il sugo dell'arrosto. Il colesterolo va su e la pressione tende già al rialzo. Mi sento bene quando mi alzo, mezz'ora dopo già mi sento giù. Sì, va bene, d'accordo, lo so che io sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Eh sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. D'amore non mi dovrebbe fare male al cuore, mi servirà per ricordare quel che faremo quest'estate al mare. Sì, ma con prudenza, si sa che queste cose fanno venire l'infarto. Mentre io sono, chissà, il primo uomo che non morirà. Perché vedi, d'accordo, lo so che io sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Eh sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. E allora questa sera, amore di frontiera, io ti distruggo un po'. Na 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 na. Insieme questa sera, alziamo la bandiera e festeggiamo un po'. Già, perché sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. E sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'.
ghiaccio. E già va bene, sono un vecchiaccio. Ma sì, va bene, sono un vecchiaccio. Benvenuti alla prima puntata, o meglio la puntata numero zero di Audio Caco, il cacofonico d'ascolto. Per chi si è stufato di leggere, per chi non ci vede più da vicino o per chi semplicemente se lo vuole ascoltare e gustare in un altro modo, in macchina, in cucina, al bagno. Iniziamo con la satira cacofonica e con la rubrica Satiricaco. Buon ascolto. Tici Caco, le notizie cacate. Anche per questo mese nuove news interessanti. Ecco la prima: esce un nuovo decreto. I ministri fanno proposte ovvie, il premio conclude con decreto. Grandissimo. Poi nasce un nuovo movimento di gente che non pensa, si chiamano i testapiattisti. Ottimo, terza notizia, nei paesi arabi il 31 ottobre si è festeggiato Halloween. Ultima notizia, esce la nuova moneta criptata che quando la usi per pagare qualcosa parte la musica dei Beatles, si chiamerà Bitcoin. Alle prossime cacate! Eccoci arrivati ai polirici. Polirici è una rubrica di satira facile, nel senso che viene messa una foto di un politico e poi ci si costruisce sopra le frasi che loro non direbbero, non avrebbero potuto dire, ma anche sì. Quindi infatti si chiama I Polirici, frasi liriche e ilari di politici ignari. Ottimo, questo mese la più bella secondo me, ma ce ne sono due o tre che potrete trovare sul cacofonico.it, è questa. Ministro, classica faccia del ministro Speranza, che veramente non so come abbiano fatto fare un ministro della salute, uno che quando lo guardi ti sembra che stia per morire, che abbia tutte le malattie. Quindi, ministro Speranza così, disperato, proprio senza speranza. E un giornalista gli chiede, quindi frase che arriva, gli chiede: ministro della salute, Speranza, cosa avete fatto per organizzarvi a questa seconda ondata di Covid? Speranza lo guarda con questa faccia proprio senza speranza, dice: ma io ho scritto un libro. Perché quest'estate in effetti lui ha scritto il suo libro. Grazie ragazzi, alla prossima. Caco News, notizie cacofoniche. Caco News, notizie cacofoniche. Sì, perché sono news e notizie molto particolari, di cui però ve ne leggerò solo una. Le altre dovrete andare a cercarvele nel nuovo numero del cacofonico di novembre o sul sito ilcacofonico.it. Vi leggo questo: i pappagalli bestemmiano davanti al pubblico, parco costretto ad allontanarli. 5 esemplari dello zoo di Lincolnshire in Inghilterra hanno iniziato ad imprecare davanti ai visitatori quando il parco era aperto dopo il lockdown. La direzione è stata costretta a prendere una decisione drastica. Poi rimane un po' sospeso, non si sa se li hanno uccisi o portati via. Comunque immaginatevi la scena, bellissimo, dopo il lockdown, che erano lì da soli, poveretti, stavano bene. Quando sono tornati, quando è tornata tutta sta gente che ovviamente gli rompeva i coglioni, loro hanno iniziato a bestemmiare, bellissimo. Viva i pappagalli, io ne ho uno e sono splendidi, viva gli uccelli. Eccoci qua, la rubrica della rassegna strappa, sempre per Satiricaco, satira cacofonica. Rassegna strappa, strappi di stampa, quindi notizie, news di attualità e politica, riviste da Marcos De Nobles e MM40. Gli strappi di Marcos De Nobles, la prima, saranno quattro, la prima. Tiziano Ferro ha vinto il Fisco d'Oro, l'evasione fiscale è stata confermata, uscirà il nuovo singolo, Nero Assoluto. Lo Stato potrà venire a casa tua per controllare quante persone ci sono. Dopo lo stato della casa, ci si dovrà preoccupare dello stato nella casa. Cambiano poche lettere, ma cambia tutto.
certezza, vaccino, prime dosi a Natale. Almeno quest'anno si sa cosa regalare. Ottimo. L'ultima, il Vaticano è lo Stato che consuma più vino pro capite. Ora si capiscono tante cose. Instagram compie 10 anni, ma col filtro giusto sembrano 8. Secondo una ricerca, chi beve il caffè senza zucchero è un potenziale psicopatico. E questa è l'amara verità. Gli alpini compiono 148 anni. Oh, io ve l'ho sempre detto che la grappa fa bene. Uno studio rivela, durante il lockdown, 2 italiani su 3 hanno sofferto di disagio psichico. Il terzo, invece, non ha profili social. Siamo al cacodetto, detto da Dotti. Frasi catturate lo scorso mese da personaggi famosi che possono essere politici, gente dello spettacolo, virologi, che adesso sono molto di moda, Donald Trump, gente così. Inizia sempre uno dei due miei compagni di avventura e di sventura, Amos, il nostro profeta. Pagare le tasse è un dovere, Papa Francesco. La seconda è un certo André Crisanti, molto interpellato ultimamente, quindi divulgatore scientifico, che dice, che ha detto, appunto, cacodetto, ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale, il virus corre veloce. A volte bisogna pensare prima, quando si parla. Lo sport è un diritto, come la scuola e il lavoro, non è una cosa che ci viene data così. Lo sport è praticato da milioni di italiani a tutti i livelli. Roberto Mancini. Chi è? Il CT della Nazionale, vabbè, se non lo sanno sono degli ignoranti. Che lettori hai? Cosa fai? Insulti i nostri lettori? Io faccio la testa. I nostri lettori possono avere tante passioni e non conoscere chi è il CT Nazionale. Non si può certo risparmiare sulla carne e sul pesce, ma sui contorni e dessert ci sono grandi margini di guadagno. Joe Bastianic, chef. Ah, un chef. Stani è un chef. E il povero Montesano, niente? Leggi Montesano. Sarò libero di non fidarmi dei medici scelti dalla TV. Enrico Montesano. Chi è? Enrico? Fa l'attore, lo saprete che fa l'attore. Ancora, c'è bisogno di dirlo alle persone. Magari abbiamo un dodicenne che ci ascolta e non sa chi è Enrico Montesano. Non bisogna dare niente per scontato a questo mondo. Nessuno pensa più, bisogna dirgli le cose chiare e tonde. Anche quadrate a volte. Prossima frase di una certa Patrizia Valduga, è una poetessa di vari anni fa, o almeno una poetessa è sempre una poetessa forse, però diciamo che era più in voga anni fa, e dice: il Me Too, non so se conoscete il Me Too, il movimento di protesta femminile, Me Too mi fa schifo, come si fa a denunciare dopo 30 anni uno che ti ha toccato il culo? E io la sottoscrivo. Brava Patrizia, tocca a te, mio summa. Ah, ma se leggi summa al contrario. Fare i tamponi di massa fa venire fuori solo asintomatici. Non siamo a marzo, siamo nella fase dell'immunità di gregge. Giulio Tarro, virologo. Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono. Vabbè, qui i miei coglioni. Roberto Speranza, ministro della sanità, ragazzi. Siamo tranquilli allora. No, abbiamo un ministro della sanità che in faccia sembra uno che è malato dalla vita. E comunque, vedi, è già previsto tutto, 7-8 mesi. Ragazzi, fine aprile, ciao. L'ultima dell'immensissimo presidente Arancione, primo presidente Arancione, il grandissimo amico Donald Trump. I capelli? Non li tinge più, Andrea? Dicono che sia arancione. Voglio per voi quello che ho avuto io e lo renderò gratis. Non voglio che paghiate per una colpa non vostra. La colpa è della Cina e pagherà un grande prezzo. Grande Donald! Ciao, parlasse di figa. No. Ciao ragazzi, alla prossima. Molti gentili. Salutate gli ascoltatori. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ecco la descrizione della vignetta di Miguel, vignettista bravissimo di Meldola, che collabora ogni tanto anche con testate nazionali, che ci regala quasi tutti i mesi una perla. Questa è la descrizione della vignetta di novembre. C'è un paziente che va al pronto soccorso e dice con l'infermiere: ho il virus, ma senza sintomi.
l'infermiera risponde: Embè, lei è il paziente ideale da ricoverare nel nostro ospedale senza medici. Molto acuta. Grazie, Miguel. Buonasera, sono qui con Alice Mazzini, l'artista copertina del Cacofonico del mese di novembre. Ciao. Ciao Alice. Sei in mezzo ai monti, chiusa in una macchina per l'intervista? Sono in una macchina in mezzo a una valle, sì, sono scesa dai monti. Molto bene. Allora niente, parlaci un po' intanto del quadro di copertina del Cacofonico, che è una ragazza, diciamo così, per chi appunto non l'ha vista, la proviamo a descrivere via voce, una ragazza con una lacrima, con gli occhi chiusi e con una lingua attorcigliata e la bocca aperta, che sembra gridare ma non riesce a parlare. Spiegaci un po' che cosa volevi dire.
Allora, il quadro l'ho chiamato Vorrei dire molte cose, puntini, 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 perché era l'impossibilità di magari comunicare o esprimere quello che magari uno ha dentro, quindi anche occhi chiusi, proprio non la rassegnazione, ma un attimino di frustrazione sì c'è. E un po' di ironia, nel senso che alla fine tutti questi colori, tutte queste cose, ma più che altro è un po' lo stato d'animo magari anche dell'ultimo periodo della mancanza di espressione, magari con di blocchi che abbiamo interni, insomma un po', manca un po' di umanità. Ottimo. E, la fisionomia proprio base della ragazza l'hai presa da una tua amica in particolare, da te stessa, o è prettamente così improvvisata? No, l'ho disegnato una notte che mi sono svegliata alle 3:30 di mattina, ero lì che dicevo dovevo disegnare, è venuta fuori questa, così in una mandata sola, quindi niente, è un sogno praticamente, come la maggior parte delle cose che poi disegno, che a volte sono proprio solo immagini del mio cervello. Sogno strozzato però. È un po' un sogno strozzato, magari ho mangiato pesante il giorno prima. Io ho iniziato a dipingere, cioè a disegnare. Pronto. La prima cosa che ho disegnato è stato un gufo, avevo 2 anni e non ho mai smesso. E dopo magari ho un sacco di fantasia, dopo devo mettere giù tutti i miei animaletti, scrivo favole, storie, poi più delle volte dopo li realizzo. E disegno da quando sono nato. E dipingere magari ho approfondito un attimo, perché poi ho fatto una scuola d'arte, Faenza. Quindi mi sono diplomata. Pronto? A Ballardini? Il Ballardini, ho fatto il Ballardini a Faenza, nel lontano 96-2000, bellissimi anni, e niente, mi sono diplomata in arti applicate, ho fatto tanta ceramica, e quindi anche a sculture, insomma, mi sono divertita un sacco. E queste sono prettamente ad olio, come tecnica? No, questi sono ad acrilico. Acrilico. Io disegno su acrilico, cioè su delle basi di legno con acrilico, gessi, olio non lo uso quasi mai. Ok, lo tuo studio è in casa, quindi dipingi in casa? Io lo studio in casa, sì, dove dormo, ho un bellissimo atelier in mezzo alla campagna, in mezzo ai calanchi, dove non prendo il telefono, c'ho i cavalli che mi passano davanti, sto da Dio. E quindi dipingo in casa, solo okay. Studio. E questa tua ultima, diciamo, collezione che abbiamo visto al minimo di Imola, che era abbastanza, diciamo, aveva una linea abbastanza sua, unica direi, cioè aveva la stessa linea, non so come dire, lo stesso tema, che qual era, insomma, ce lo racconti? In realtà il tema, cioè più che altro hanno tutti dei colori molto pop, delle cose molto accese, quindi li vedi, li riconosci che sono i miei, per questo motivo qui ci ho messo tanti anni ad arrivare ad avere una forma. Per capire, ho sperimentato tanto, magari studio botanica, mi guardo tutte le cose, torno indietro, guardo la mia ceramica, mischio disegni, simbolismi, e dopo negli anni sono riuscita ad arrivare a questo, sono anche molto contenta. Non c'era un tema generale, l'avevo chiamato Made in Elliland, perché alla fine è tutto quello che c'ho veramente nella mia testa. Ok, quindi una sorta di potpourri dentro del tuo cervello era questa mostra rappresentata. Sì, perché sono tanti soggetti diversi, perché sono quella donna della copertina, un omino un po' triste col suo cervello in mano, il suo grandissimo cervello che l'avevo chiamato too genius to fuck, perché praticamente quando ti fai troppe domande magari ti perdi quelle le scappatelle così un po' più leggere, invece stai lì a farti i pipponi mentali. Ci sono le donne che le ho chiamate le invasate, sono tutte super colorate ma con degli occhi un pochino da pazze, che stanno lì a cactus dentro ai vasi. Quindi più su una questione femminile? Una questione femminile, ma più che, sì, perché magari anch'io essendo femminuccia, insomma, mi viene più facile, però diciamo che mi piace tanto parlare con le immagini, tipo esprimere i sentimenti, gli stati d'animo, magari uno stato d'animo che vedo in me, lo riporto, o uno stato d'animo che magari posso vedere in un'amica, in un amico, magari mi ispiro in una cosa e cerco di tirar fuori quello, anche attraverso oggetti, tipo bottiglie, caffettiere. Ottimo, allora consigliamo agli ascoltatori di andarsi a cercare sul web o su Instagram, mi sembra che hai un profilo abbastanza fornito, Alice Mazzini Artist, e in bocca al lupo per tutto il resto. Grazie mille anche a voi ragazzi. Ciao Alice. Un bacione, ciao. Eccoci giunti all'appuntamento con MM40 e la sua rubrica Caco Onirico, sogni di stagione. Anche questo mese Miguel MM40 interpreterà i vostri sogni. Mandate quindi i vostri sogni a info@cacoweb.com. Buon ascolto. Caco Onirico, sogni di stagione. La vita è un sogno, ma anche l'incubo è un tipo di sogno.
E con questo incipit ottimistico, eccoci così arrivati all'appuntamento con Miguel MM40 e l'analisi dei sogni più significativi di cui mi avete scritto nel mese passato. Ora interpreterò le voci di voi che mi avete scritto. Cominciamo con Adriana. Mi capita di sognare di mangiare sabbia. Cosa vuol dire? Che nel prossimo sogno vomiterai sabbia, Adriana. Poi mi scrive Enzo. Ho sognato di incontrare Magalli in ciabatte dentro una pagoda. Mi svelava il segreto della sua incredibile fertilità. Enzo, temo che non fosse un sogno. È successo anche a me giovedì scorso. Sogno spesso di guidare un'ambulanza su due ruote nel centro di Asti. Avrete riconosciuto dall'accento, questa era Adele. Adele, qui l'unico consiglio che posso darti è quello di non prendere Corso Vittorio Emanuele, perché ci sono spesso i vigili. Ho fatto un sogno! Riempivo un canotto di susine per regalarlo a Beyoncé, detta Beyoncé dagli amici. Claudio. Claudio, credo che lei preferisca i kiwi, ma l'idea non era sbagliata. Riprova. E infine mi scrive Michele, che dice... Ho sognato di telefonare alle Hawaii con un Huawei solo per dire Huawei. Michele, se mi scrivi ancora, ti denuncio. Ed eccoci arrivati a Caco Book, dove letteratura moderna. Verranno lette cose interessanti, tra cui la poesia di Veronica Montanari, Cacosillo di Sillogismi Cacofonici di Marco Pascià, Il Ciaico, l'haiku del caco, letto e inventato da Lorenzo Bartolini, e infine una recensione di un libro cult da parte di Andrea Bagnoli. Buon ascolto. Un'autoproclamata lingua di professore che si ergeva da due assi all'altezza di un ginocchio. Stava tronfio tra paletti ed un cofano a motore, con la faccia tutta gonfia ed un naso da Pinocchio. Il vecchietto sulla sedia si sbilancia un po' stupito, mentre un giovane dal fondo grida «E questi poveretti?». Lui li guarda con disprezzo e sogghigna divertito. Sembrava un cane che volava sopra i tetti. Riunione palla. Metto la mascherina per sbadigliare. Ciao, sono Andrea Bagnoli, collaboratore della rivista multimediale Il Cacofonico sulla città di Ravenna. E con questa audio recensione letteraria iniziano i miei podcast della rubrica Caco Lettere, consigli letterali di Andrea Bagnoli. In libreria o in biblioteca non importa, cercateli, trovateli e leggeteli. In questa prima sessione si parlerà del libro già presentato nel numero 202 del mese di novembre del Cacofonico, ovvero Cronache Ribelli, volume primo e secondo del collettivo Cannibali e Re. Cronache Ribelli è una serie in due volumi di un almanacco storico autoprodotto e autoedito dal collettivo Cannibali e Re, che sulla sua pagina Facebook si definisce un progetto narrativo di rinnovamento della narrazione storica che racconta la storia degli ultimi, senza negare il ruolo della storiografia accademica, anche se rifiuta l'esercizio storiografico ad uso e consumo unico di un'elite di iniziati. I singoli e le moltitudini raccontate nelle pagine di entrambi i volumi non sono gli attori della grande storia, non sono re e capi di Stato, non sono generali e neppure cardinali. Viceversa, sono uomini e donne comuni e straordinari. Comuni perché nella perenne trincea della storia si sono ritrovati a guardare il campo di battaglia tra i reticolati del filo spinato e non sulla mappa nelle retrovie. Straordinari perché disertori di quelle numerose guerre che la società cercava di imporgli e protagonisti dell'unico conflitto che vale la pena combattere, quello per l'emancipazione collettiva. Il testo è impreziosito da 12 illustrazioni, rappresentanti mesi che sono state realizzate da Aurora Stano, che nel secondo volume viene affiancata da Beck. Il tutto
è stato impaginato artisticamente da Marcella Foschi, graphic designer, ed è articolato su una struttura nella quale ad ogni giorno o gruppo di giorni si accompagna una microstoria dalla lunghezza variabile. Mentre il primo volume è nato nel tranquillo, si fa per dire, 2016, il secondo, edito in questo 2020, nasce in un periodo di crisi, prima sanitaria e ora materiale. In questi mesi si sono visti gli effetti disastrosi di un modello sociale ed economico incapace di garantire a tutti i diritti e i servizi più elementari. Pertanto il collettivo Cannibali Re sosterrà una realtà che cerca di supplire a tali carenze strutturali, cioè la spesa solidale Perugia, un progetto nato dal basso che ha contribuito a sfamare centinaia di persone, al pari di numerose altre iniziative simili, che ovviamente invitiamo a sostenere attivamente. Quindi il collettivo devolverà un euro per ogni copia venduta di Cronache Ribelli volume secondo a questa causa. Per info su Cronache Ribelli volume primo e volume secondo e Cannibali Re, visitate la pagina Facebook Cannibali Re, la pagina Facebook Cronache Ribelli e per lo shopping cannibalireblooming.com/shop. Grazie a tutti per l'attenzione e un saluto da Andrea Bagnoli. Alla prossima recensione. Momento fritture, le freddure del caco. Tre questo mese, veloci ma taglienti. La prima: ho letto sul giornale di un'interessante conferenza sulle fake news. Sono andato, non c'era. Questa è scritto da Andrea Bartora. La seconda di Maritozzo, scritta dal Meritozzo. I magistrati prediligono l'amore ad istanza. Che in gioco di parole, a distanza. Okay. La terza, durata media di un pranzo, un primo e un secondo. Questa è molto tagliente. Detta da Arcobalengo. Grazie Arcobalengo. A presto. Black girls, oh, so much more than the white girls. I was so pleased to learn they were faster. Yeah, guess. Ooh, a master. Along comes a little faggot white boy. Look, what's the kind of joy? Around so queer and quiet, but inside rebel and riot. So I dig the white boys. Oh, so much more than the black boys. I so need to learn they're not smarter. Don't give to me harder. We'll be right back.
Ghost. Father, Son, and the Holy Ghost. I'm so pleased to learn that He's inside me. In my time of trouble, He will hide me. I dig the black girls. I dig the black girls. I dig the black girls. Ed eccoci alla rubrica Cacoinomani, i fan del caco che interagiscono con il Cacofonico, la rivista, e che in questa puntata audio troveremo come ospiti Selene, una lettrice che con le sue amiche si è fotografata col Cacofonico, e il Cacofon, che sono frasi colte, percepite e captate durante il mese di ottobre e poi messe sul Cacofonico di novembre. Buon ascolto. Abbiamo chiamato Selene da Forlì perché è stata la lettrice che a novembre ci ha mandato uno scatto col Cacofonico, che poi abbiamo pubblicato appunto nel numero di novembre. E niente, volevamo sapere da Selene quando l'avete fatto, dove, cosa vi ha ispirato, e un po' raccontaci questo momento di quella giornata. Ok, eravamo mia sorella e una mia amica, eravamo a Lido di Classe, spiaggia libera, che ci piace un casino andare là, e era fine estate e quindi mia sorella aveva dietro un cacofonico e tutte le volte che lei ha il caco, allora ci facciamo la foto caco, perché ci piace un sacco l'idea. Però è la prima volta che l'avete mandata. No, ne abbiamo già mandate, questa sarà forse la terza, se non la quarta. Però sotto sì, ogni tanto ci viene l'idea di farlo. Ottimo. E quindi niente, ci siamo divertite la faccia perché eravamo tre amiche, e dopo ci siamo messe a fare le foto in tutte le pose possibili e immaginabili per tutta la spiaggia, che chi ci vedeva sicuramente avrà pensato guarda queste, che vanitose. E quindi così ci è venuta questa idea qui e l'abbiamo fatto. Poi te l'ho mandata su WhatsApp. Esatto, dove eravate? E ricevuto subito, a Lido di Classe, e spiaggia libera. E senz'altro. Avevi detto precedentemente che ci avevate messo un po' a capire cosa fare, avevate fatto vari tentativi. Ma sì, perché volevamo vedere se farla con gli occhiali da sole, senza occhiali da sole, con gli occhiali da sole, quelli presente che li tieni un po' bassi, che si vedono gli occhi. I grossi dilemmi del selfie. Come? I grossi dilemmi del selfie. Esatto, infatti, e poi così in un modo, poi in un altro. La guida del selfie perfetto. Il selfie perfetto per il cacofonico. Poi oltretutto il bello è stato che abbiamo fatto un casino di foto appunto per provare. Poi ci siamo resi conto alla fine che non avevamo il cacofonico in mano. E allora dopo praticamente siamo andati a prendere il cacofonico e abbiamo rifatto tutto da capo. E quindi insomma così è stato un gran parto. Ottimo. E poi l'abbiamo chiamato cacata di fine estate, perché comunque cacata difficile, perché comunque è stato un anno veramente difficile. Quindi insomma era la cacata difficile di fine estate. Assolutamente. È così. Assolutamente. E quel giorno lì ti ricordi se avete letto qualche rubrica, qualcosa così, giusto per curiosità? Allora, mi sa che no, quel giorno lì non avevo, cioè abbiamo guardato così un pochino le vignette, quelle da ridere, però per il resto in quel giorno non avevo letto niente di che, perché eravamo tra amiche e quindi dopo vi ho fatto delle gran chiacchiere. Gran chiacchiere, esatto. E quindi... Va bene, cara Selene, grazie ancora, anche della telefonata. Grazie a te. E allora grazie a Selene che ci ha mandato una foto col cacofonico, lei e le sue amiche, per la rubrica Cliccaco, cliccati col cacofonico. E vi esorto anche a voi ascoltatori, lettori, a mandare tutti i mesi qualcosa, una foto, un selfie con il cacofonico presente, che possa essere ironico, simpatico, stravagante, dai più disparati posti della Romagna e del mondo. Arrivederci. Eccoci arrivati alla rubrica Cacofon, frasi ascoltate in giro lo scorso mese. Cioè, le leggeranno due carissimi amici, Christian e Abus. Io sono Green Machine, vecchio, lo sai perché. No, ma ci sta. Non la cancelliamo questa perché secondo me è molto bella. La risata vera, ce n'è bisogno, anche se la puntata è registrata, la risata è vera. Frasi ascoltate in giro lo scorso mese, diciamo così,
sei dal tabaccaio, sei dal lattaio e ascolti la gente che parla. E noi ci appuntiamo queste frasi che abbiamo ascoltato ad ottobre. Parte Christian e poi seguirà il signor Amos, che è il nostro profeta, e si alterneranno. Si stava meglio quando si stava meglio. Io sono complottista, ma a parlare dal microfono ho paura di prendere il Covid. Quando ti lecchi i baffi sai di non averli. Un depresso ha incontrato una persona positiva e si è messo in quarantena. Nuovi sistemi anti-Covid, massimo 6 persone in casa. Ma chi ce li ha 6 amici? Scusate, questa è la citazione di Giorgia, che è una nostra cara amica barista. Gabbia verda, usel mort. Citazione Mini. Sei una bellissima persona, però quello che cerco io in questo momento è qualcuno che abbia una piscina. Del 2021 vorrei vedere prima il trailer. Però sarebbe bello farlo, cioè, con la voce femminile. Grazie ragazzi, alla prossima. Passi come maschilista, Dio, forse metti questa, fai la voce della donna. Sei una bellissima persona, però quello che cerco io in questo momento è qualcuno che abbia una piscina. Dai, me la fai far così? No, così con la voce femminile. Sei una bellissima persona, però quello che cerco io... Però quello che cerco io in questo momento è qualcuno che abbia una piscina, hai capito? Allora, il video di questo mese è un video umoristico, sono lezioni di francese, che sono traduzioni divertenti dall'italiano con Google Translate. Quindi questo personaggio si diverte a inserire parole chiave, particolari, che una dietro l'altra fanno ridere, insomma, dai. Sentiamo qualcosa. Maduro. Mur. Sussurra. Mur, mur. Muro. Mur. La strada sussurra un muro maturo. Rue murmure un mur, mur. Rue murmure, mur, 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 mur. Ecco qua, questo è un esempio, divertitevi a guardare il video interamente, c'è anche una seconda parte. Buon ascolto. Eccoci qua per la rubrica Caco Humor, vignette cacofoniche. Sono 3 vignette, quelle del numero di novembre, e una è di Bastardi Dentro, famoso sito umoristico, che è questa. C'è praticamente Leila la principessa, scusate ma ho una memoria veramente labile, corta e non mi ricordo praticamente nulla. Comunque Leila la principessa e Yoda e Leila. Leila dice: non amo quelli che parlano in modo strano. E Yoda: quindi trombare tu non vuoi. E lei diventa tutta verde. Questa è la prima vignetta. Che dire. Questa è più attuale. Infatti riferita chiaramente al momento di adesso del Covid, con un'infermiera che sta facendo un esame generale a un vecchietto con la zanetta e gli tiene il telefono sulla schiena a torso nudo, e l'infermiera dice: respiri profondamente, il dottore lavora da casa. Quindi uno sbeffeggiamento allo smart working dei dottori. Come ultima invece una vignetta prettamente vintage, quindi presa da epoca, del 1964, ultimamente stiamo pubblicando molte cose da epoca interessanti. Questa è di Coco o Coco, non so come si faceva a chiamare questo vignettista, e si vede la classica scatoletta modello Simmental con nell'immagine dell'etichetta della scatoletta Simmental si vede proprio la mucca, e poi cioè, quando la viene aperta, si vede la scatoletta aperta con la casalinga un po' obesa americana, che nel piatto c'è la stessa mucca dell'etichetta, quindi non c'è la Cinnamon con il trito eccetera, c'è proprio la mucca identica alla copertina, e con lei che è un attimo sconcertata e delusa. Questa è l'ultima vignetta. Bene, a presto per le prossime rubriche. Leggerò una barzelletta su 2, quindi nel cacco di novembre ci sono 2 barzellette, nel sito ilcacofonico.it ce ne saranno di più, ma su Audio Cacco
l'audio caco, leggiamo questa, che mi sembrava interessante. E vi ricordo che non è facile trovare barzellette fighe di sti tempi, perché dopo 20 anni di cacofonico ne sono rimaste veramente poche di belle e difficilmente reperibili. Quindi questa è quella di novembre. Al ristorante ho fatto notare al cameriere che dentro il guscio della pasta alle vongole la vongola non c'era. Lui ha risposto che neppure nella torta della nonna c'è la nonna. Ho accettato l'obiezione dicendo che neppure negli spaghetti alla puttanesca c'è sua sorella. A dopo. Eccoci qua per l'intervista, anzi la promo all'intervista ad Enrico Zambianchi, che ha scritto il suo ultimo libro Gatarola, e questo che ascolterete sarà il promo dove dell'intera intervista fatta invece video, che la troverete su YouTube. Andate sul canale Tube del Cacofonico e troverete la Caco intervista. E si chiama Gattarola, è un libro in romagnolo. Okay. Ha una storia particolare, perché in realtà io volevo scrivere un testo teatrale da interpretare in teatro, un racconto. E mi ero ispirato a quindi una... comunque è comico. Sì, sì, perché comunque base... l'ispirazione è un testo di Lope de Vega, un scrittore di teatro spagnolo del 600, cioè, che aveva scritto questo roba vecchia. Cioè, sì, esatto. Senta qualcosa con l'Orlando Furioso. Ci sono dei riferimenti all'Ariosto, all'Orlando Furioso, all'Eneide, queste cose qua. E lui ha scritto questo racconto di gatti, e sono i protagonisti, sono dei gatti che hanno queste avventure picaresche, sono spadaccini, moschettieri, queste cose qua. E si innamorano due gatti della stessa gatta, per cui è un racconto molto romantico nel senso classico della parola. Don't mess about, I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing, I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Well done, in the back room, when fuck all's going on, what's new, and the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac, where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat. Go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Hawk and Mindy, I've got eagle eyes above me. I just hit it out. Invasion tan, stainproof kitchen mat and ass. Pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the fucker. Old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body. Shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi. My arse is feeling too dry, like crackers out at midnight. I can't be arsed with a bottle, alright? You're not from round here. Crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything, or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't land in the same space you're used to. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. I looked out on the throne, outside of my window, outside there wasn't anything nice to
I wanted things to smell like meadows, not like hell. Dying dandelions and bumblebees. I looked out of the throat, outside of my window. Outside there wasn't anything nice to see. I wanted things to smell like meadows, not like hell. Dying dandelions and bumblebees. Cacobarè, stand up cacomedy. Le battute che sentirete saranno di Enrico Zambianchi, Alessio Zanoni e Miguel MM40. Inizio io che leggerò una battuta vintage, quindi degli anni 60, di un comico americano che si chiamava Danny Kaye. L'America sta diventando talmente antirazzista che il pubblico americano non vuole più vedere i film in bianco e nero. Quando mi sposai, mia moglie volle incidere nelle fedi nuziali all'interno una serie di numeri. Io ho sempre pensato fosse la data delle nozze, invece era il numero di telefono di un compro oro. L'altro giorno, mentre uscivo dal supermercato, stava entrando una suora, al che le ho fatto segno di passare e dicendole: prego sorella. Lei mi ha risposto: grazie bro. Le persone con poca memoria sono più intelligenti, sostiene una ricerca svolta da non ricordo chi di non so quale università. Ecco quello che alla fine desideravate più di tutto, o di tutte le rubriche, è l'oroscopo, come al solito sottovalutatissimo, ma il più desiderato dagli italiani, come Lorella Cuccarini. Ok, l'oroscaco, quindi è l'oroscopo umorale demenziale, detto sempre dal trio Amus Casali Caco, primo Amus con l'Ariete. Sotto sotto sei un buono. Toro, lo so che il lockdown ti piace. Mi stanno interpretando molto bene, ragazzi, non so se sarò all'altezza. Gemelli, insisti a lamentarti. Cancro, dimostra che sei forte. Leone, se non ruggisci godi solo a metà. Vergine, diventa un complottista, dai. Bilancia, mi ricordi Montagne Verdi. Scorpione, è arrivato il momento di usare tutta la tua passione. Questo chi era Bilancia? No, lo Scorpione. Lo Scorpione. Venga. È arrivato il momento, Scorpione. Questo è il Sagittario. È intervenuto per dire la sua. No, Sagittario, prendi delle decisioni, cazzo. Capricorno, la fiducia si ottiene quando la si dà. Ah, poi hai messo un chilo di Covid sul microfono. Covid è arrivato a tutti e tre. Beh, da, cioè. Acquario. Dai, molto russo. Dai, molto russo. Sii generoso, generosa con te stesso o te stesso. Grande acquario, dalla. Sono troppi fini sessuali. Concludiamo con i buoni pesci. Fritti. Pesci, non essere troppo indulgente. Questo è un po' serio. Così, come finale. Mi spiace, non ce ne sono altri più. Altri mi sembravano troppo sessisti. Non ce ne sono più. Che sessisti? Ma cosa sessisti? Ho messo Ma cosa stai dicendo? Perché sessisti? Te stai leggendo l'indice. Stai leggendo l'indice. Non questo. La fiducia si ottiene quando la si dà. No, sì, che maledizione che hai fatto. Questa è malizia, questa è malizia. Sei malizia. Cioè, dai, siamo troppo sessisti. Ma anche sull'oroscopo non ci si può neanche più mettere d'accordo su niente. Basta. Io vado via. Eccoci qua, ragazzi, giunti alla fine della prima puntata, quindi numero zero del podcast Audio Caco, il cacofonico d'ascolto. Prima dei ringraziamenti vi segnalerò qualche evento che non c'è,
per il nostro portale di eventi Caco Events, molto bello, pratico, geolocalizzato eccetera, che in questo momento conta come cazzo le vecchie, per dirla tutta. E però abbiamo inserito tanti eventi online che potrete consultare, guardare, gustare, e anche i servizi che i nostri clienti, amici, ristoranti, locali, bar, punti Caco faranno come servizi, quindi asporto, delivery, cappelletti, pizze, hamburger, patatine, vino, birra, birra artigianale e cocktail d'asporto. Quindi consultate Caco Events per eventi online in questo momento e per i servizi dei nostri amici punti Caco. Alla prossima. Ed eccoci giunti ai ringraziamenti. Iniziamo con Franco Naddei, Giacomo Toni, Giannino Troiano, Michele MM40, Alice Massini, Selene, Enrico Zambianchi, Andrea Bagnoli, Fabio Zanoni, Daniela Popovic, Julie Shanks, Veronica Montanari, Lorenzo Bartolini, Edoardo Sacconi, Totorno, Patti Chiari, Spazi Indecisi, Luis De Nobles e me stesso, Marco Pascià. Alla prossima puntata. Concludiamo con l'aforisma del mese per stimolarvi il pensiero, e perché è una gran bella frase e molto attuale. Ce la leggerà il grandissimo campione di triathlon Christian Casali. Seguite il suo blog. Esistono due tipi di persone nel mondo: quelli che vogliono sapere e quelli che vogliono credere. Friedrich Nietzsche.